Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. È il MES, il meccanismo salvastati, a tenere ancora banco. Ci sono adesso poi delle dichiarazioni di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi. Salvini non ha dubbi e dice non esiste il MES senza condizioni. Il trattato dice che le condizioni ci sono. E abbiamo visto in passato che le condizioni sono la patrimoniale e l'innalzamento dell'età pensionabile. Il leader della Lega attacca il Premier e dice sono Conte, martedì fa un'informativa in Parlamento, senza voto. Le informative si fanno a scuola, non è normale che il Parlamento non possa votare su quello che Conte dovrà dire. Intanto a una settimana dal vertice europeo che si farà con tutta tranquillità il 23 di aprile, in Europa non hanno fretta, siamo di fronte alla più grave crisi sanitaria e anche, possiamo dire, in generale la più grave crisi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che porterà a milioni di poveri in più e un disastro economico, e l'Europa si incontreranno in videoconferenza il 23 aprile. Attenzione! Videoconferenza, non c'è neanche bisogno di devo prenotare l'aereo, devo andare, non lo sapevo prima, l'albergo. No, è una videoconferenza. Avrebbero dovuto già averla fatta molto tempo prima, no. 23 di aprile, con tutta calma. Ed è così che Giuseppe Conte sta temporeggiando per il decreto di aprile. Perché quei 40 miliardi promessi in quel decreto, realmente l'Italia non ce li ha. Non ci sono, e questa era l'occasione per prenderli a prestito nel fondo che sta all'interno del MES. Poi vedremo anche questo, se veramente è così pericoloso questo MES. Quindi le posizioni sul meccanismo salvastati sono lontane tra PD e Movimento 5 Stelle, tra Salvini, Meloni e Berlusconi. Nonostante le mediazioni del Premier, il Movimento 5 Stelle ribadisce al no al prestito di 37 miliardi, mentre il PD si chiede perché non usarli. Maggioranza divisa, così come l'opposizione. Matteo Salvini e Giorgia Meloni non contestano il Fondo Salvastati e per loro non lo vogliono neanche pensare ad utilizzare. Mentre Berlusconi ribadisce il suo sì e dice non vedo quale ci sia il problema in questo contesto e con questa modalità. Salvini prende al balzo l'occasione per attaccare il Premier e dice chi va a Bruxelles senza il voto del Parlamento è fuori legge. Attenzione, Conte lo sa e ha detto va bene, non sarò io a decidere, il Parlamento è sovrano, il Parlamento è al di sopra del Presidente del Consiglio, il Parlamento è il reale organo decisionale in Italia. Parlo in Italia, poi da altre parti ci sono finti parlamenti. Ma a difendere il Premier interviene il Presidente della Camera, Roberto Fico, e dice se ci fosse stato qualcosa fuori dalla legge sarei intervenuto io in prima persona, ma non è così. E aggiunge voglio tranquillizzare tutti. Il MES che abbiamo conosciuto per la gestione della crisi greca non verrà mai usato in questo modo dal nostro paese. E ha ragione. Poi vi dirò al finale anche la mia opinione. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli prima invita a non alimentare un dibattito surreale su qualcosa che non esiste. Poi ribadisce che il no al MES è definitivo. L'Italia non dovrà mai attivarlo, contraddicendo le cautele del Premier temporeggiatore. Poi però aggiunge, tornando in linea con il Premier, dice al momento il MES impone delle condizioni pericolose. Aspettiamo il Consiglio europeo. Se lì si decide di rompere il MES come un salvadanaio, prendere i soldi e usarli, allora vuol dire che abbiamo rotto il MES. Attenzione, questa visione è giusta. Allora, si è detto che il MES è un salvadanaio, hai ragione, mi piace questa metafora, è un salvadanaio. Questo salvadanaio
ci sono dei soldi. Questi soldi normalmente vengono dati a patto di condizioni terribili, perché chi vuole utilizzare questi soldi è praticamente alla frutta, è fallito. E allora c'è questo salvadanaio che ti dice: io ti do i soldi, ma fai quello che dico io, perché mi devi restituire i soldi, più devi restituirli a tutti quelli a cui li hai chiesti in prestito prima. Ma visto che sei fallito, fai esattamente quello che dico io. Bene. Conte dice: aspettiamo, andiamo a sentire al Consiglio europeo del 23 aprile realmente se, come promesso nella riunione dei ministri dell'economia, dove Gualtieri e gli altri hanno firmato questo documento, se veramente questo MES è solo un salvadanaio da rompere, prendere i soldi e restituirli quasi con interesse zero, senza nessuna condizionalità. Salvini dice: il testo, il trattato dice che ci sono delle condizionalità, è reale, ma il trattato è in vigore, qui bisogna capire come prendere i soldi da questo salvadanaio, e qui ci deve essere comunque un accordo europeo che dice: noi siamo i firmatari tutti di questo trattato internazionale, bisogna fare un qualcosa di emergenza, uno scritto, una legge, un qualcosa che interceda il trattato, che ci sia una modifica del trattato sottoscritta da tutti, dove in questa modifica si permette agli stati che lo desiderano di prendere i soldi fino a un massimo del 2% del PIL, in Italia sarebbero 37 miliardi, ma solo per spese sanitarie. Si prendono, si restituiscono con gli interessi bassissimi, quasi zero, e poi senza nessuna condizione. E il TPD e dice: beh, a queste condizioni bisogna prenderli questi soldi. Spagna, Portogallo e altri paesi andranno a prenderli e li restituiranno in 10, 20, 30, 40 anni, chissà in quanto tempo. E quindi non c'è male a prendere questi soldi, perché Salvini dice: ma il MES ha delle condizioni specifiche, nel trattato c'è scritto. Bene, ma il 23 di luglio i capi di Stato si metteranno d'accordo e probabilmente firmeranno in quell'occasione o successivamente una modifica del trattato che permetterà di utilizzare alcune somme di denaro dal salvadanaio MES per utilizzarle per diverse, per solo per spese sanitarie e non per spese economiche. Quindi non è il classico MES nel quale le condizioni hanno distrutto la Grecia, è qualcosa di diverso. Quelli che contestano il MES dicono: ho capito che non ha condizioni, l'ho capito, ma arriveranno dopo, le metteranno dopo. Ma non le possono mettere dopo, attenzione. Se i capi di Stato firmano una modifica al trattato, non stiamo giocando, non possono arrivare delle condizioni dopo. Non c'è nessuna condizione dopo. Questo lo sa il PD e per quello lo vogliono usare. Lo sa Berlusconi ed è per quello che Berlusconi è favorevole ad usarlo. Lo sa perfettamente Conte, ma finché i 5 Stelle dicono di no, lui non sa esattamente cosa dire. Cioè, dopo vediamo, adesso pensiamo, valutiamo. E Franceschini del PD gli ha detto: ma tu lo sai perfettamente, gli dice a Conte, che va benissimo l'utilizzo del MES in questo caso, ma lo stai facendo per una presa di posizione, per fini politici. Però i 5 Stelle hanno cominciato a dire: beh dai, adesso valutiamo, vediamo quello che dicono il 23. Quindi i grillini stanno cominciando a cambiare posizione. Dall'altra parte c'è Salvini e Meloni che continuano a dire no, perché poi ci sono delle condizioni che arrivano. Ma io credo che anche loro lo sanno perfettamente. Sanno perfettamente che in questo caso il MES va bene. Solo che come lo spieghi agli elettori? Questo qui del MES è un qualcosa di complicato, molto complicato. Gli elettori, l'elettore medio non lo capisce. L'elettore medio dice sì MES, no MES. Noi siamo per il no MES perché è un disastro. Questo è il massimo che capisce l'elettore medio. Ma perché non approfondisce, non gli interessa, altre cose da vedere in televisione. L'elettore medio sa solo che il suo partito dice sì MES o no MES. E bisogna prendere parte al no MES o al sì MES. Quindi per Meloni e Salvini diventa difficile spiegare al loro elettore medio
che in questo caso va bene, in questo caso il governo ha ragione. Quindi è più facile dire, beh, abbiamo sempre detto no mes, continuiamo a dirlo, continuiamo a dirlo. E se arriva in Parlamento lo bocciamo, anche perché il governo deve spingere sugli eurobond. Questo è quello che si dice. Quindi il lodevole poi tentativo del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, non credo che sia una divisione di fondo tra PD e 5 Stelle, dice, ovviamente valutiamo dopo aver visto, dice. È un altrettanto prudente Nicola Morra, che dice, concediamo a Conte la possibilità di negoziare senza polemiche sterili. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.